Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come avete letto dal titolo, ragazzi, oggi è un video particolare. È un video particolare perché non parlerò di analisi, non parlerò di gameplay, non parlerò di nient'altro. Semplicemente questo video, partendo proprio dalla fine, sta a delineare un pochino quello che è il mio percorso tra lo Strano Nerd e Captain Tsubasa Dream Team. Ad oggi questo percorso finisce. Questo percorso finisce, parto direttamente dalla fine, perché ragazzi, sinceramente sono arrivato alla fine. Sono arrivato al limite, non ce la faccio più. Già vi dico la verità, questo sarà un video molto diretto, molto specifico e soprattutto chiarificatore, visto che comunque chi effettivamente mi segue sempre spesso e volentieri sul canale per Captain Tsubasa Dream Team sta notando che i video stanno proprio arrivando col contagocce e soprattutto le live, se riesco a fare una volta al mese o se le faccio più volte sono di 50 minuti, un'ora, perché proprio di per sé porto il pool e basta. E state notando già dei segnali che comunque il gioco di per sé, per quanto mi riguarda me come streamer, è arrivato alla fine. Vi stavo dicendo, ho già avuto delle sensazioni di abbandonare questo gioco già verso metà novembre, quando poi andai all-in per Ino e non lo trovai, fino a quando poi non lo dovetti prendere con il sistema Pity andando nel banner pay specifico. E già lì ero arrivato al limite, perché poi comunque il gioco di per sé, se non era già scriptato ai tempi e dava segnali di instabilità, ecco, mettiamola così, ai tempi, ad oggi credo che abbia raggiunto, secondo me, il momento più basso possibile. Tutto è partito da novembre, no? Ma parliamo di tempi recenti, ecco, di tempi recenti. E se andiamo a vedere effettivamente no, da novembre, quando loro non hanno dichiarato ufficialmente aperto l'anniversario, ma comunque lo era, perché i samurai, giocatori che praticamente soltanto le stats cambiavano totalmente il meta rispetto a fine ottobre. Vi basta guardare il Matsuyama che c'è oggi e i Tachibana che c'erano a fine ottobre, che sono stati gli ultimi Dreamfest, guardando lo sbalzo dei parametri che ci sono. E quindi capirete che sono già cambio meta sotto quel punto di vista. Poi ovviamente, e già lì ero arrivato al limite. Già lì ero arrivato al limite, perché poi i Tamotsu già erano pochi, già erano veramente pochi. Poi li hanno addirittura ancora di più dimezzati, ragazzi. Cioè praticamente arrivati ad oggi sono, si può dire, estinti, e sono delle medagliette che per la meccanica di gioco, per le meccaniche dei giocatori, sono pressoché fondamentali. Quindi se non avete questo tipo di medaglie, o non avete 14 giocatori presi durante le estrazioni facendo i BB4 più e più volte, voi difficilmente utilizzate il giocatore che trovate nel banner specifico, in questo caso il Dreamfest attuale con Matsuyama. Se non avete 14 copie BB4, non potete fare lui BB4 e non potete giocarlo in rango, perché l'unica competizione effettiva che c'è in questo gioco è il PvP, che di per sé ci potrebbe anche stare, ma la mala gestione dell'RNG fa sì che il gioco non sia neanche godibile sotto quel punto di vista. Quindi meccaniche inutili, time attack che si ripetono da 2 anni, vogliamo metterci la challenge road che non respawna più ogni mese, quindi dream ball dimezzate, scenari dimezzati, ricompense inutili che sono vecchie di un paio d'anni, e poi veramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso è togliere anche il Tamotsu farmabile dalle medaglie online. Dalle medaglie online, e io non oso immaginare se dovessero togliere anche i Tamotsu dalle ricompense della classe premium. Perché è possibile, a quel punto ad oggi tutto è possibile, tutto si può fare e loro non hanno problemi a farlo. Perché se in qualche modo tutto è partito con una protesta veemente con le Dream Ball di Sanae, che non ci sono state date il 20, il 24, immaginate voi, con il fatto che tolgono Tamotsu settimana dopo settimana, perché le hanno tolte dal time attack, ma lo tolgono da qua, è un attimo a toglierlo anche dalla classe premium, che adesso ad oggi rimane l'unico modo effettivo di prendere dei Tamotsu senza dovergli dare effettivamente 40 euro per ogni pacchetto che ti danno. Che poi alla fine della fiera, per arrivare a prendere almeno 2 Tamotsu, devi dare più di 1000 Dream Ball. Quindi fare 1000 Dream Ball in un mese free è pressoché impossibile. Quindi in qualche modo tu i soldi glieli darai lo stesso. Quindi meccanicamente il gioco di per sé ormai è abbastanza vincolato. E se io non lo sto interpretando male, è palesemente, è ufficialmente pay to win.
Quindi chi mi veniva a dire i tempi, bastava gestirli. Se non bisogna pullare ogni giocatore che esce, ad oggi questo tipo di teoria è completamente svanita, quindi questa teoria non si può più portare avanti, ok? Soprattutto con ritegno, con dedizione, mettetelo un po' come volete voi. Il gioco di per sé perché piace? Perché comunque ha come rappresentazione Captain Tsubasa barra Holly e Benji, per noi nostalgici italiani, e lo riconosciamo come tale. È un gioco che gameplay alla mano, qualitativamente ha un grandissimo potenziale e lo abbiamo sempre detto e mai nascosto. Questo gioco ha un potenziale pazzesco, il gameplay è tuttora godibile nonostante a 5 anni e mezzo di vita, si va verso i 6 anni di gioco, quindi ancora oggi riesce a essere coinvolgente, riesce a essere coinvolgente senza annoiarti, ok? Perché comunque fondamentalmente, ripeto, il gameplay ci sta e nessun gioco riesce ad essere alla pari sotto questo punto di vista, mettendo come combo gameplay buono, godibile, leggetemi il termine, e rappresentazione di un anime come questo. Quindi è questo che rimane di Captain Tsubasa Dream Team, questo basta. Per quanto riguarda adesso, se vogliamo trovare dei punti a favore di questo gioco, non ce ne sono. E mi spiace dirlo, ma sono riusciti in qualche modo ad oscurarci gli occhi, proprio o ad annebbiarci gli occhi, mettetelo un po' come volete voi, in modo che tutto questo che c'è davanti ad oggi come gioco è ancora fattibile. Ma in realtà non è così. Lo capite? Il Tamotsu tolto dalle medaglie online è un chiaro segnale di presa di posizione. Cioè, o gli dai soldi o non puoi giocare, o perlomeno trovi il giocatore che vuoi, lo riuscirai a giocare fra un paio di mesi se questo è il ritmo di ricompensa di Tamotsu. Capite cosa intendo? Prima almeno si prendevano dal tema attack, prima veniva spawnata la sfida internazionale ogni mese. La sfida internazionale sono 3 mesi che non torna in game. 3 mesi per un Tamotsu, capite? L'hanno proprio estinta anche la sfida internazionale. Tamotsu nel tema attack è estinto. Medaglie online, Tamotsu è estinto. L'unico modo per prenderle ad oggi è soltanto andare a pullare nel Dreamfest e prendere quelle medaglie che riesci a prendere. Se lo sculli prima, ti prendi quelle 20 medagliette, quelle 10 medagliette, o addirittura una medaglietta, e comunque non riesci a prenderti il Tamotsu perché ce ne vogliono 100. Ma poi, scusatemi ragazzi, ma come si fa a portare avanti un gioco? Come si fa a portare avanti un gioco che di per sé ormai non ha più nulla da offrire? Cioè io, oltre a fare analisi di giocatori e eventi che sono ripetitivi ogni mese, tra l'altro portando sempre danni su danni ogni volta che lo ripropongono, perché ogni volta dimezzano le Dream Ball, tolgono i Tamotsu, sempre lo stesso team attack, Challenge Loader, che a volte ha messo nuove challenge, che tra l'altro ormai con le squadre che ci sono ad oggi, se riuscite ad avere almeno tre quarti di giocatori usciti fino ad ora, lo fate in automatico, quindi non c'è impegno. Non c'è niente, sono 10 minuti di login bonus, dopodiché si va a fare altro. Capite? Che poi dice, vabbè, sti cavoli, io me lo porto avanti perché il gioco di per sé ancora un po' è così. Va bene, lo farò anch'io, ci mancherebbe altro, però per me ad oggi, con questo modo di gestire, da me non avranno più visibilità. Ok? Per quanto mi riguarda, io magari continuerò a loggare, ma non mi interessa più andare a pullare, non mi interessa più portare avanti un contesto di PvP, non mi interessa, a parte che non lo portavo da un po' di tempo, sono stato criticato, sono stato bistrattato, mi sono state dette parole per quello che dicevo ai tempi sul Tamosso, sulla gestione, tanti mi dicevano che ero io la causa e che mi lamentavo, dovevo smetterla, ma io sapevo, quando ai tempi parlavo in quel modo, che saremmo arrivati a questo livello. Lo sapevo che saremmo arrivati a questo livello. Io già me lo già immaginavo che saremmo arrivati a questo livello. Con zero Tamotsu farmabili free. Farmabili free, ragazzi. Lo sapevo. E io adesso aspetto le persone che mi dicevano ai tempi, guarda che basta gestirli, ad oggi cosa mi dicono? Ad oggi cosa mi dicono? Facciamo un'ipotesi stupida, vi faccio un esempio ancora più stupido che comunque è reale. È uscito un nuovo Tsubasa molto interessante, molto forte a novembre, il primo Banner Samurai. E in qualche modo gli avete dovuto dare delle copie, che ci vogliono due copie più di quattro di uno Tsubasa gacha, e quindi le avete estinte. O perlomeno se avete soltanto una copia, due Tamotsu gli dovevate dare. Quindi BB4 con lo Tsubasa, giocato quasi 2 mesi, perché poi l'ultima 2 settimane, anzi l'ultima settimana e mezzo, arriva la notifica che uscirà Tsubasa SDF, quindi questo giocatore come lo fate BB4? Perché quello Tsubasa vecchio rosso o gli passate il dribbling o avete 14 copie,
cosa che sfido alla gente che mi dice basta gestire Dreamball, basta gestire Tamotsu, poter fare questo tipo di ragionamento, o addirittura che questo gli dovete dare 4 Tamotsu. Quindi un modo di ragionare, un modo di tenere le risorse, gestire le risorse, sbagliato, che non potrà mai essere effettuato ormai. Perché questo giocatore gli avete dato 4, io a questo giocatore gli ho dato una copia di uno Tsubasa che avevo fortunatamente, ma le ho finite, e 2 Tamotsu. Quindi a me sono attivi 2 Tamotsu per questo Tsubasa. Genzo aveva una copia BB4 e 2 Tamotsu, quindi 4 Tamotsu per 2 giocatori se ne sono andati. Quanti Tamotsu ci è andato in 2 mesi tra novembre e dicembre? Fate un po' il conto voi, ma se arriviamo a 4 è un miraggio. Io fortunatamente tra una cosa e un'altra qualche volta riuscivo ad arrivare a prendermi almeno 3 Tamotsu dalla classe premium, ma vuol dire comunque dare più di 1000 Dreamball, cosa che è infattibile con la gestione che mi diceva ai tempi la gente. Il gioco è cambiato in maniera drastica e continuerà ad essere sempre così, sempre peggio, e chi effettivamente cammina ancora con la neve agli occhi non si rende conto che sta facendo palesemente il gioco della club. E io sta cosa non mi va più di portarla, non mi va più di portare un contenuto che di per sé crea ludopatia. Io era questo che non volevo arrivare, era questo che vi dicevo io, e ad oggi tutti i nodi vengono al pettine. E io sono contento di aver ragione sotto questo punto di vista. Alla fine sono stato contento di aver ragione. Sono stato contento perché alla fine della fiera, non dico, ma tanti se lo meritavano. Tanti se lo meritavano di avere una bastonata sui denti così. Io, ripeto, non ho convenienza, anzi, ci sto perdendo, perché probabilmente qualcuno potrebbe anche disiscriversi dal canale. Però sinceramente portarvi un contenuto con qualità così scarsa e crearvi hype, crearvi coinvolgimento, io non voglio, perché non sono falso. Cioè a me sinceramente non sta portando più niente su base, non mi porta più iscritti. Non mi porta più iscritti, vedono i miei video, siamo sempre gli stessi che si guardano i miei video, sempre gli stessi. Perché su base di per sé o perdo iscritti dal video, perché io riesco a vedere tramite YouTube Studio, che è un programma dedicato ai partner di YouTube in qualche modo che fanno streaming, riescono a vedere quando quel contenuto ti porta iscritti e quando ne perdi. Io ho fatto più disiscrizioni dei contenuti di Tsubasa che iscrizioni, quindi di per sé a me questo contenuto non sta portando più niente, quindi a maggior ragione io non mi sento più in diritto di portarlo. Ma soprattutto perché veramente è scarso di qualità, è gente che non sa fare il proprio lavoro, è gente che non vuol lavorare. E io di portare un gioco del genere perché devo fare quelle 500-600 visual a video, non mi va, perdo qualcosina, sicuramente perdo qualcosina, però spero che voi capiate il mio messaggio, spero che voi capiate il mio messaggio di disapprovazione verso questo tipo di contenuto, questo tipo di criterio che loro portano avanti, e siate con me, perché davvero anche se vi sto sulle scatole, indipendentemente da tutto, mi dite cosa vi sta portando questo gioco, a parte fare SS4, cosa vi entra in tasca? Vi levano anche le medaglie del Tamotsu? Cioè ragazzi, ma stiamo scherzando? Non è più un gioco questo. Se un gioco perde di contenuto, perde di qualità, è inutile portarlo avanti. Se un gioco vi costringe a fare qualcosa, non è più un gioco, ricordatevelo. Perché un gioco è quando ti diverte a qualcosa, quando passi il tempo, quando perdi via la testa per problemi importanti. Sinceramente in questo momento qua ho qualche problema di salute, ok? Preferisco dedicarmi di più ai miei problemi di salute piuttosto che a Captain Tsubasa, che mi fa snervare. E la gente che mi viene a dire è perché tu comunque shafti di qua di là, io c'ho una squadra stracompetitiva, oh. C'è una squadra stracompetitiva, potrei fare tranquillamente belle partite, e ne ho fatte. Quel mese scorso, a gennaio, mi sono comunque dedicato un po' al PvP, cercando di farmi tornare alla voglia, però vedo sempre i soliti episodi che mi fanno vomitare. Potevo fare SS2, potevo fare SS3, potevo anche io questo mese qua magari provare a fare SS4. Cioè ero quasi in SS2, mi mancava una parte di vittoria, ma l'ha fatta perdere apposta, con veramente una roba oscena. E allora, ed ero a inizi di gennaio, adesso verso il 10-11 gennaio, quindi avevo ancora 3 settimane a disposizione per poter arrivare su con calma, senza che nessuno mi vincolasse. Ma dopo che ho visto quella cosa, lo sbocco finale, io ho smesso. Ragazzi, ho buttato via 100 Dreamball per provare a prendere Matsuyama. SSR, 3 rate up, mi ha dato un Luik al vecchio, ma ormai sono abituato. E poi comunque alla fine della fiera ci sta, visto che il mese di dicembre. E forse anche quello che mi ha fatto andare un po' avanti è il fatto che ho sculato parecchio.
ho squalato tantissimo, non ci ho rimesso un euro, perché di che se ne voglia, io a parte il pacchettino da 7 euro che prendo per le 155 dribble, non ci lascio giù un euro, e mi ha dato tutti i giocatori che volevo. Semplice, mi è andata così, ma altrimenti per me non sarebbe cambiato comunque nulla. Io già a novembre volevo chiudere tutta questa questione, però mi sono dato il tempo dell'anniversario, poi è arrivata subito la sfida club, non ho fatto in tempo a comunque metabolizzare la cosa e mi sono dovuto dedicare comunque al mio club. Ma per il resto io già la voglia l'avevo persa, ma tantissimo, ragazzi. Quindi arrivati a questo punto non voglio protrarmi oltre, perché so benissimo che poi da un po' la gente si annoia e mi dispiace, però credo che sia il momento giusto per dire basta. Basta, perché comunque il limite secondo me è stato bellamente superato, ma non soltanto nei confronti miei, ma nei confronti di una community intera che ha sperato fino alla fine che questo gioco potesse darci qualcosa. Uehara per me ha cambiato tutto in maniera negativa al 100%, quando pensavo che potesse fare il bene della community, così non ha fatto. Io non dico che la gente, cioè io non dico che loro non devono guadagnare, assolutamente, cioè loro devono guadagnare, sono una software house, devono pagare gli stipendi, devono mantenere comunque tutto quello che c'è da mantenere, e non dico che tu non devi cercare di guadagnare con i pacchetti, però non devi neanche portare l'esasperazione alle persone che cercano di dosare anche un po' la parte economica, perché non tutti possono permettersi di spendere 40 euro per un pacchetto del tamozzo, giusto? Penso che sia giusta questa cosa qua. Non tutti possono permettersi, cioè, sinceramente 40 euro per una medaglietta di merda virtuale fa cagare come cosa, fa schifo. Un conto che me la metti a 4-5 euro, ma se me la metti a 40 euro, dandomi tra l'altro come parte gratuita, perché tu in questo caso qua nel pacchetto ti prendi le Dream Ball acquistate, né le free e né che ti mettono dentro il tamozzo come acquistato. No, il tamozzo te lo mettono come regalato, quindi è una sorta di regalo se tu acquisti con 40 euro 45 Dream Ball o 50, adesso non mi ricordo quante cavolo sono. Però indipendentemente da tutto sono una roba troppo esosa. Poi hanno aumentato i prezzi nello store giustificandolo come tutti quanti gli store di tanti altri giochi sta aumentando causa comunque che cazzo ne so, la guerra, che ne so, non lo so sinceramente, non ne ho più idea, e non mi va più di giustificare questo tipo di situazione soltanto perché devo giocare a Captain Tsubasa Dream Team e portare il contenuto. Semplice, più diretto di così non posso essere, e sono anche veramente tanto tanto onesto dicendovi che potrei perdere qualcosa, assolutamente sì, però credo che sia giusto anche rendervi partecipi del fatto che del mio malessere, che è la cosa più importante probabilmente, e poi comunque che non mi sento più soddisfatto di un gioco che lucra sulle persone bellamente, ma dichiaratamente lucra sulle persone, sperando che la gente per provare a rimanere competitiva e soprattutto sfinimento, ecco, per sfinimento giochi questo gioco, per esasperazione gioca questo gioco. Per me questa cosa qua è totalmente la fine, cioè sincero, non dico che non porterò più Capitan Tsubasa, magari tra qua a due settimane, a un mese, si mangiano le mani e portano miglioramenti, rimettono 50 tamozzo, cosa impossibile, però già fare marcia indietro e cercare di dare una mano alla community che in qualche modo vuole giocare a questo gioco, allora mi rivedrete tranquillamente portare questo gioco con regolarità. Però fino a quando non sarà così, magari quella volta che ho voglia di portare Captain Tsubasa magari lo porto, ma in questo momento qua io faccio fatica anche a fare le partite di serie, io faccio fatica a fare le partite di serie, mi dimentico perché penso ad altro, io mi diverto di più con altri giochi, con il football, con Elden Ring, con tanto altro ancora, sto facendo tanti progetti per il mio futuro, ma Tsubasa in questo momento qua non è più nei miei progetti. Tsubasa non è più nei miei progetti, ragazzi miei, mi dispiace veramente, perché non vedete più un gioco che magari vi può piacere, però ribadisco il fatto che non lo faccio perché voglio essere egoista, lo faccio perché semplicemente questo gioco non merita più di essere preso in considerazione secondo me, e mi dispiace perché con questo contenuto sono nato, sono sempre riconoscente a Captain Tsubasa Dream Team, sempre, mi ha fatto conoscere tante belle persone, mi sono creato una community, ho avuto la possibilità di essere sostenuto da questa community, e non potrò mai dimenticare i momenti belli di quando siamo stati insieme, mai, gioie, dolori, difficoltà. In due anni penso di aver passato tanti momenti contrastanti, ma che ricorderò sempre, non posso dire il contrario, però
arriva un momento nella quale una persona deve riuscire anche ad essere diretto, schietto e soprattutto sincero. E quando vedi che tante cose non vanno più bene, bisogna affrontarle e basta, ragazzi. Io spero che questo video possa essere comunque da stimolo per voi e in qualche modo aprite gli occhi, soprattutto quelli che comunque ancora oggi ci investono tanto per un gioco che non dà più nulla e quello tante volte si chiama ludopatia. Quindi un segnale importante può essere quello di prendere come questo video in maniera motivazionale piuttosto che drastico o in qualche modo distruttivo. Non è così. Io lo dico per voi, perché comunque per me non è mai stata ludopatia questa. Per me è una passione che avevo per questo gioco e soprattutto interesse personale, perché di per sé mi portava visibilità e mi portava comunque anche introiti. Però, sinceramente, non ne vale più la pena. Non ne vale più la pena anche perché non voglio essere l'artefice di persone che vedendo i miei video dove dicono cazzo, questo è veramente forte e sarebbe da prendere. Allora tutti quanti, però ho detto lo stronard è da prendere e allora me lo prendo e poi gli faccio vedere la squadra con lo screenshot a Gennaro su Telegram, per dire, ipotizziamo. E niente ragazzi, penso di aver detto tutto quanto, ripeto, spero che questo video sia stato più che altro un segnale di incoraggiamento a fare mente locale su questo gioco piuttosto che creare un ambiente o una distruzione intorno che secondo me non ne vale assolutamente la pena. Prendetelo un po' come viene, ovviamente se dovesse uscire i giochi di Tsubasa in generale in futuro sarò il primo a portarli perché io sono un amante di anime, manga e soprattutto di Capitan Tsubasa, quindi sicuramente se ci saranno opportunità sarò il primo sul mio canale a portarli, quindi nel senso se volete un incoraggiamento sotto questo punto di vista non vi preoccupate che io se riuscirò a portare roba di anime manga sarò il primo sul canale a portarli, però se devo dirvi Tsubasa rimarrà sul canale perché mi piace, no, non mi piace più ragazzi, non mi dà più niente e sinceramente penso di essere arrivato veramente al limite. Niente, penso di aver detto tutto quanto, ragazzi, io vi ringrazio davvero di cuore per tutto il sostegno di questi 2 anni riguardanti Capitan Tsubasa Team. Spero ovviamente con il cuore che continuerete a seguirmi, perché so che ovviamente se poi il contenuto che vi piaceva non c'è più sul canale, uno può fare anche determinate scelte ed sono giustificabili sicuramente, però arriva un momento nel quale uno deve fare i conti con la realtà. Questo gioco non è più una roba fattibile. Ragazzi. Grazie mille di cuore a tutti, siete stati fantastici in questo periodo, spero continuerete a seguirmi appunto e mi viene il magone perché questo gioco qua per me è stato veramente un qualcosa di incredibile, dal 2017 in poi c'è sempre stato anche nei momenti difficili, più bui della mia vita, chi mi conosce sa quello che ho passato e questo gioco qua c'è sempre stato in un modo o in un altro, quindi farà male lasciarlo andare però credo che sia arrivato il momento. Ragazzi, vi auguro una buona giornata e come sempre, al solito, come da di una questa parte, buon game a tutti. Ciao ragazzi, ciao ciao.